Ciao a tutti carissimi villager e bentornati in un nuovo lunghissimo video sul canale. Qui ragazzi mettetevi comodo perché non c'è proprio modo di andare ad accorciare questo video, ma secondo me va anche bene così perché comunque è un video che mi avete chiesto in tantissimi, che ci tenevo molto a farlo e che coincide anche con due occasioni molto molto belle per questo canale. In primis perché più o meno in questo periodo andiamo a concludere quello che è stato il primo anno di Clash Villager. Eh sì, perché il canale su YouTube l'avevo creato, se non sbaglio, nella prima settimana di gennaio. E poi all'inizio non avevo caricato subito un video, c'era voluto più o meno un mese per caricare poi il primo video effettivo e si va a concludere quindi appena superata la soglia dei 3000 iscritti il primo anno del canale. Quindi fatemi sapere magari qui sotto nei commenti se c'è ancora qualcuno iscritto fin dai primi giorni di gennaio 2020, quando ancora non c'era il Covid e veramente non c'erano così tanti problemi come ci sono adesso. Comunque, trasferiamoci subito nella schermata di game per passare all'argomento del video. Ed eccoci qua ragazzi, siamo sul TH11, uno dei municipi più belli e più riusciti di Clash of Clans. Questo penso che me lo possiate confermare tutti quanti. Io mi diverto sempre tantissimo ad attaccare in war anche con questo livello di TH e oggi ragazzi finalmente andiamo a vedere quelle che secondo me sono le migliori tecniche per questo livello di municipio. C'è da fare una premessa molto importante: le tecniche che vedremo non sono quelle, diciamo, più adatte, classiche all'ambito competitive, perché per quanto riguarda il livello competitive, per appunto questo livello di TH, molto spesso ci sono delle limitazioni, come per esempio le macchine d'assedio, le truppe da utilizzare, il livello di truppe che puoi portare nel castello del clan. In questo caso ragazzi ho scelto di portare quelle tecniche che sono appunto alla portata di tutti. Ci sono infatti le zappe, ci sono le streghe, ci sono le macchine d'assedio, quindi penso che qualsiasi TH11 si trovi in un clan in cui può avere truppe maxate e macchine d'assedio, quindi perché non utilizzarle? Più avanti poi mi piacerebbe fare un video anche focussato invece sul competitive, su quelle che sono le migliori tecniche appunto senza macchine d'assedio, senza truppe maxate eccetera eccetera, però ripeto non è l'argomento di questo video. Questa ragazzi è una compilation di 7 attacchi secondo me indispensabili per qualsiasi TH11. Andremo a vederne i punti di forza, i punti deboli e soprattutto andremo a fare una cosa in realtà un po' stupida, che è dare un voto a ciascuna tecnica. Ogni voto si baserà su 3 parametri miei personali, che sono versatilità, efficienza e semplicità di utilizzo. La semplicità di utilizzo la immaginate tutti che cos'è, quindi è la semplicità con cui una tecnica può essere impiegata senza particolari test, prove, sfide, allenamenti e quant'altro. La versatilità di una tecnica è quanto quella tecnica è adatta a essere utilizzata su un ventaglio di villaggi molto ampio. Il terzo parametro, l'efficienza, riguarda invece più che altro le caratteristiche intrinseche delle truppe, quindi la sinergia che si riesce a creare all'interno di una combo e quanto essa riesce a essere appunto efficace, efficiente quando si trova sotto il fuoco nemico all'interno di una base avversaria. Ma non perdiamo tempo ragazzi, passiamo subito alla prima tecnica. Ed eccoci qua ragazzi alla prima tecnica, la Electron Full Draghi. Come ormai tutti quanti dovreste sapere, la Electron è una tecnica che si basa sull'impiego del dirigibile con drago elettrico e mongolfiere che vengono clonate e infuriate in un settore del villaggio per ripulirlo completamente. Il resto verrà appunto affidato ai draghi. Questa tecnica si può impiegare anche con i mastini e le mongolfiere, anche se secondo me con questa versione qui, con i draghi, è molto spesso molto più efficace e soprattutto semplice da utilizzare. Questa combo tra l'altro può essere utilizzata anche con i super maghi, anche se in realtà all'interno proprio di questa settimana subirà un nerf, quindi secondo me questa versione col drago elettrico rimarrà comunque più efficace rispetto alla Blizzard. Vediamo in questo caso che ho utilizzato 2 pozioni clonazione, in realtà ne potete utilizzare anche solo una, dipende più che altro dal valore che volete prendere, e questa prima fase deve, oltre a prendere degli obiettivi sensibili, in questo caso infatti ho preso un inferno e 2 aeree, quindi un grandissimo valore,
è molto importante anche per creare un funnel, un percorso che i nostri draghi poi dovranno seguire. Infatti in questo caso, avendo eliminato tutti gli edifici in quel settore, in alto a destra, vedete che i draghi vanno a indirizzarsi tutti quanti proprio al centro del villaggio senza alcun problema. Ho utilizzato il drago elettrico e gli eroi invece nella parte sinistra, sempre con lo stesso obiettivo, quindi mantenere sempre i draghi al centro del villaggio. Perché una volta che fate girare i draghi, perché gli edifici all'esterno non sono ben ripuliti, sicuramente l'attacco andrà a concludersi con un fail. Guardate in questo caso appunto i draghi come hanno seguito bene la linea che dal municipio li portava sempre più in profondità all'interno del villaggio. Un sacco di draghi elettrici ancora in vita e capite bene che il tristellamento è arrivato in modo molto molto semplice. Attendiamo di ripulire tutte quante le ultime strutture, ragazzi, poi andremo a parlare di quello che riguarda appunto il voto. Ecco che l'ultimo cannone si appresta ad andare giù e il 100% ragazzi è arrivato. Super Electron Full Draghi. Ed eccoci qua ragazzi, che cosa dire di questa tecnica. Allora, io gli ho assegnato un bel voto 8, lo potete vedere anche qui dalla grafica, e ho deciso di assegnargli come versatilità 8, perché comunque credo che sia una tecnica molto versatile che può essere impiegata praticamente su qualsiasi base, con inferno singole, con inferno multiple, base compatta, base stretta, è molto molto efficace contro un ventaglio grandissimo di base. Per quanto riguarda l'efficienza, ho messo un bel 9, perché comunque con la prima fase dirigibile riuscite quasi sempre a ottenere un valore assurdo, sia con una che con due clonazioni. E poi soprattutto i draghi con le mongolfiere alle spalle e il gran sorvegliante in modalità aerea sono una truppa in grado di resistere praticamente a qualsiasi difesa avversaria, quindi con questa strategia otterrete sempre le due stelle con alta percentuale. È una tecnica molto buona anche a livelli di municipio superiore. Per quanto riguarda la semplicità, gli ho messo in realtà un 7, perché comunque dovete essere molto bravi a decidere qual è il punto più adatto per lo scoppio del dirigibile, a posizionare bene le clonazioni per clonare effettivamente le mongolfiere senza failarle, e poi dovete appunto anche creare bene un funnel per far muovere i draghi esattamente come volete voi. Ed eccoci ora ragazzi in un classico per TH11, la Pekka Bobat. Questa è una delle strategie sicuramente più forti per questo livello di municipio. La base in questione, vedete, non è particolarmente maxata, ma ragazzi lo scopo di questo video non è commentare gli attacchi quanto più raccontare quelle che sono le migliori strategie per il TH11. Allora, la prima fase per questa tecnica è sicuramente l'individuazione corretta del punto d'ingresso e poi la pulizia degli edifici esterni che potrebbero far girare i Pekka e i bocciatori. Pekka e bocciatori che hanno una sinergia fantastica, soprattutto se supportati dai guaritori, perché i Pekka hanno tanta vita, tankano i bocciatori che ovviamente sono più deboli, ma hanno l'abilità di colpire più edifici contemporaneamente. Quindi, se incanalati bene al centro del villaggio, come ha fatto il buon Wolf in questo attacco, otterrete un livello di distruzione assurdo. Ovviamente è molto importante che con questa prima fase, con questo primo push, andiate a distruggere quelle che sono le difese più pericolose per i pipistrelli, che devono invece essere giocati in una seconda fase dell'attacco. Per obiettivi sensibili mi riferisco ovviamente alle torri dello stregone e alle torri infernali a bersaglio multiplo. È vero che in questa strategia porterete sempre una, due, almeno tre gelo di solito, però ragazzi è sempre sempre meglio cercare con Pekka e bocciatori di andare a eliminare subito quelle che sono le difese che potrebbero creare problemi ai vostri pipistrelli. Questa strategia, ragazzi, la metto alla pari della Pekka Smash classica. Anche se la Pekka Smash, secondo me, ragazzi, per TH11 non ha tantissimo senso, è quasi sempre meglio utilizzare la versione con i pipistrelli. Per Pekka Smash intendo questa stessa tecnica, uguale identica, semplicemente non portate pozioni pipistrello e fate affidamento soltanto sui Pekka e bocciatori per distruggere la base. Magari vi fate aiutare dalla macchina d'assedio volante, come per esempio lo sgancia pietre, con mongolfiere all'interno che faranno più o meno la stessa funzione dei pipistrelli, ripulendo tutti gli edifici e le strutture che Pekka e bocciatori fanno poi più fatica a raggiungere.
Ma parliamo di voti, ragazzi, non potevamo non dare un bel 9 alla Pekka Bobat. Versatilità 9, perché potete utilizzarla praticamente contro qualsiasi base avversaria, a meno che questa abbia le posizioni di Torre Stregone, Inferno Multiple, messe veramente bene, diciamo. Efficienza 9, perché come abbiamo detto, Pekka, Bocciatori e Guaritori sono una delle combo, una delle sinergie più forti all'interno del gioco, quindi non poteva che essere un 9. Semplicità 8, perché le difficoltà di questa strategia sono individuare il punto d'ingresso corretto per Pekka e Bocciatori e poi andare a gestire bene le pozioni pipistrello, che ricordate devono essere sempre gestite con attenzione. In particolare io ho trovato che è sempre buono lanciarle non prima del 40% di distruzione del villaggio e non prima di aver distrutto appunto almeno una torre infernale multipla, meglio due, e qualche torre dello stregone. Ricordate che anche Archi X e Torri Arciere hanno una cadenza di fuoco molto elevata e anche loro alla lunga possono danneggiare pesantemente le pozioni pipistrello. Ed eccoci qua, ragazzi, in quella che forse è una delle strategie più amate e più odiate da tutti i player TH11 di Clash of Clans. Stiamo parlando ovviamente della Zap Full Streghe. Allora, questa strategia è molto semplice, c'è poco da raccontare, si adatta praticamente a tutte le basi credo possono essere attaccate con questa strategia, in particolare basi ad anello come queste. Si schierano i golem davanti, ovviamente, tutte le streghe in linea dietro in modo che ripuliscano tutti gli edifici ed entrino tutte quante dietro alla macchina d'assedio. I golem ovviamente sono un tank eccezionale che vanno a proteggere le streghe non soltanto dai colpi dell'aquila ma anche da quelli di tutte le altre difese, soprattutto quelle a danno ad area all'interno della base. Vediamo appunto come si muovono bene le streghe all'interno di basi ad anello come queste. Se vedete una base ad anello, ragazzi, non potete avere dubbi, con lo zap streghe otterrete sicuramente un tristellamento. Si tratta infatti di una tecnica secondo me abbastanza sbilanciata, soprattutto per il TH11 che spero la Supercell riveda un pochettino prima o poi. Ecco qua, vediamo intanto nell'attacco di Don Ciccio, la regina va a prendere il municipio, non sono rimaste molte streghe all'interno, ma c'è da dire che in una strategia come questa bastano veramente la Queen, il King o il Gran Sorvegliante al centro del villaggio, tutte le streghe intorno a ripulire gli edifici circostanti e il Triss praticamente è già assicurato. Su questa tecnica, ragazzi, c'è veramente poco da dire, credo che tutti quanti voi la conosciate. Trappola tornado attivata proprio in questo momento, ma ragazzi non è assolutamente un problema perché guardate con quante streghe è arrivato alla fine dell'attacco il buon Don Ciccio. Ragazzi, qui c'è veramente veramente poco da dire a questa tecnica, ho assegnato un bel 9,5. È vero, la media matematica non fa proprio 9,5, però questa tecnica effettivamente lo merita perché versatilità 9,5, ripeto, potete attaccare qualsiasi base con questa tecnica, e efficienza 8,5, diciamo che il punto un pochettino più debole di questa tecnica è proprio quello, perché è vero, golem e streghe sono una buona combo, ma se per caso un gruppo di streghe va a finire sopra una bomba gigante che non è stata stanata già dal golem, potete ben immaginare come va a finire la storia. Semplicità anche qui 9,5, perché comunque basta buttare tutto in linea, le zap per le torri infernali e il gioco è fatto. Ed eccoci, ragazzi, in un'altra strategia fondamentale per il TH11, ma in realtà un po' per tutti i livelli di municipio, che è la Queen Charge Hybrid. La forza di questa strategia è la combinazione tra minatori e domatori, che vanno a compensare e a bilanciare i punti deboli e i punti forti di entrambi. Aiutati ovviamente da una regina con le guaritrici da una parte e da, magari dal King e dalla caserma volante dall'altro, per creare un buon funnel in cui indirizzare le truppe, avremo una delle strategie più efficaci di Clash of Clans. In questo caso abbiamo Lady Oak che ha eseguito secondo me un ottimo attacco su questa base avversaria. Vediamo la regina un pochettino in difficoltà all'inizio in realtà, ma ricordate che con due
gelo e tre furie a supportarla, se avete un minimo di dimestichezza con la Queen Walker riuscirete comunque sempre a mantenerla in vita, anche perché mantenerla in vita è una delle chiavi di successo di questo attacco, che prevede appunto di far rimanere la regina in vita fino alla fine dell'attacco. Se la regina rimane in vita, continua a macinare percentuale e soprattutto continua a eliminare delle difese che comunque possono creare dei problemi a lungo andare ai minatori e ai domatori. Come avevo detto, il modo più classico di eseguire questa strategia è con la caserma volante come macchina d'assedio. In questo caso Lady Hogue va a utilizzarla dal lato opposto rispetto a quello in cui ha schierato la regina, per creare appunto un canale al centro del villaggio in cui indirizzare minatori e domatori. Questa è proprio la base con cui anche io consiglio di iniziare a utilizzare questa tecnica, con questa macchina d'assedio. Create il funnel e buttate tutto l'attacco ibrido in mezzo. Ovviamente è molto importante che questo canale che andate a creare sia il più stretto possibile, in modo da mantenere le truppe compatte tra di loro, non far andare avanti da soli i domatori per esempio e far rimanere indietro i minatori, e mantenendo compatte le truppe ovviamente otterrete anche un notevole valore aggiunto dallo schieramento delle pozioni. Che ovviamente, se tutte le truppe sono compatte in un punto, la cura e l'abilità del Gran Sorvegliante riusciranno a coinvolgere tutte quante le truppe e non soltanto una parte. In questo caso vediamo che comunque le truppe si erano un pochettino splittate, ma non è stato minimamente un problema, perché comunque, guardate, riesce a concludere l'attacco con diversi minatori e domatori in vita e soprattutto, come vi avevo detto, anche con la regina in vita. Questo è un attacco molto molto versatile, si può adattare a tantissime basi, soprattutto è molto facile anche andare a recuperare, rispetto ad altre strategie, un piano che magari non va proprio secondo quella che era stata la vostra idea iniziale. In questo caso appunto pensate per esempio, se la regina non fosse andata verso l'alto ma fosse andata dall'altra parte, sarebbe stato comunque relativamente semplice andare a schierare di conseguenza in un punto diverso la caserma volante e il king e incanalare tutto l'attacco ibrido nel nuovo funnel che sareste andati a definire. Questa tecnica, ragazzi, si può utilizzare in tantissimi modi diversi, anche con il dirigibile per esempio. Magari avete una torre infernale singola che dà molto fastidio, col dirigibile potete eliminarla, fare una queen walk molto più facile e poi utilizzare soltanto il king per creare appunto il funnel dal lato opposto rispetto a quello dove avete schierato la regina. Ma parliamo di voti, ragazzi, qui abbiamo dato un 8. So che magari forse vi aspettavate di più, però ci sono anche dei punti deboli all'interno di questa strategia. Ora li vediamo. Versatilità, un bel 9. Come abbiamo detto, è una delle strategie più versatili del gioco, quindi potete utilizzarla quasi contro il 90% delle basi. Efficienza 8, perché appunto la sinergia di minatori e domatori è molto molto efficace, a patto che non si vadano a disperdere. E qui arriviamo appunto al terzo punto, che è la semplicità. Qui ho messo 7 perché comunque fare una buona queen walk non è da tutti, assolutamente. Quindi se volete approcciarvi con questa tecnica vi dovrete allenare, quindi non è proprio semplice e intuitiva. Dovete imparare bene qual è il punto migliore dove andare a schierare la queen walk e poi dovete essere bravi a creare un buon canale e a mantenere compatti i domatori e i minatori. Qui abbiamo una strategia che potrebbe essere abbastanza simile alla precedente, anche se io in realtà ve ne voglio parlare in relazione anche alla Mass Hogue Rider. Qui vediamo un'accoppiata di domatori con Queen Walk, ma in alcuni casi voi potreste utilizzarla anche senza guaritrici, quindi fare magari una Suicide Heroes con magari anche qualche bocciatore, un golem a supporto, per prendere abbastanza valore e poi utilizzare i domatori in un secondo momento. Comunque non divaghiamo e concentriamoci su questo attacco. Allora, questa è una strategia leggermente meno versatile rispetto alla Queen Charge Hybrid che abbiamo visto prima, ma su alcune basi può essere notevolmente diversa a livello di risultati. In particolare, se abbiamo una base molto larga, molto ampia come questa, l'utilizzo dei soli domatori può essere sicuramente più congeniale, perché comunque abbiamo un basso danno per secondo all'interno della base e quindi i domatori possono muoversi all'interno di essa senza subire troppi danni.
essendo poi che ci sono anche tanti depositi e altre strutture che non sono difese, mischiati appunto alle difese, minatori e domatori poi si troverebbero magari non sempre uniti e compatti, perché vi voglio ricordare ovviamente che i domatori vanno a targettare soltanto le difese, i minatori invece si fermano anche ad attaccare depositi o altre strutture che non sono difese. Anche in questo caso, ragazzi, una Queen Charge o una Suicide Heroes efficace sono alla base di questa strategia, perché i domatori si possono considerare quasi come se fossero i pipistrelli nella pecca Bobat, sono diciamo un contorno tra molte virgolette finale. Se non si fa una buona Queen Charge o una buona Suicide Heroes, l'attacco non potrà mai riuscire efficacemente. In questo caso guardate i domatori con tutte quelle cure a supporto come riescono bene a sopravvivere, a muoversi all'interno della base. Vedete che non vanno mai in crisi a livello di vita residua. Come vi avevo detto, infatti su basi larghe come questa c'è poco danno per secondo, quindi si tratta della condizione più adatta e ideale appunto a questo tipo di truppa. Questo attacco di Aster tra l'altro è stato eseguito molto bene, addirittura arriva alla fine swaggando due gelo, una cura, la va a utilizzare giusto così per sfizio alla fine dell'attacco ma non serviva, e swagga anche l'abilità del Gran Sorvegliante. Questo, ragazzi, è stato un signor attacco. Come avevo detto, ragazzi, questo attacco potrebbe sembrare simile alla Queen Charge Hybrid che abbiamo visto prima, in realtà vi posso assicurare che non è così, perché le applicazioni sono molto diverse e poi ragazzi, alla full domatori non è detto che dobbiate per forza accoppiare una Queen Walk o Queen Charge, potreste accoppiare anche una Suicide Heroes, magari con un bel golem davanti, qualche bocciatore, in modo da creare sufficiente distruzione all'inizio, creare un buon percorso per i domatori e poi appunto lanciarli nella seconda fase dell'attacco. Per quanto riguarda il voto, ragazzi, gli ho messo un bel 7,5, questo perché comunque abbiamo una versatilità abbastanza bassa, infatti gli ho dato 7 perché è meglio utilizzarla soltanto in basi molto larghe dove non c'è un DPS molto alto, e soprattutto in base in cui con la Queen Charge o con la Suicide Heroes riusciate a prendere il giusto valore, poi da permettere a tutti quanti i domatori di rimanere in vita fino alla fine dell'attacco. Per quanto riguarda l'efficienza, gli ho dato un 8 un pochettino stiracchiato, perché comunque i domatori è vero che hanno la grandissima forza di saltare le mura, e quello forse è il loro maggior punto di forza unito alla loro velocità molto molto alta. Però c'è da dire che hanno anche poca vita, quindi se li lasciate in balia di troppe difese vi muoiono tutti troppo velocemente. Semplicità 7, proprio perché dovete riuscire a prendere un buon valore iniziale e soprattutto dovete supportare in modo intelligente con le pozioni i vostri domatori, perché se non ci fate caso, se perdete un attimo la concentrazione e i domatori finiscono su un doppio slot di bombe giganti per esempio, allora lì finisce il gioco. Ed eccoci, ragazzi, alla Queen Charge Lalo. Anche in questo caso, come abbiamo fatto prima, parlerò di questa tecnica accoppiandola con la Sui Lalo. Con la camminata di regina sinceramente mi trovo molto molto meglio, anche questa infatti è una strategia che fa tantissimo affidamento sul valore che voi prendete dalla Queen Charge o dalla fase Suicide Heroes. Dicevo, con la regina preferisco perché se voi riuscite a tenerla in vita fino alla fine dell'attacco, le vostre mongolfiere vi ringrazieranno e il vostro attacco aumenterà tantissimo in termini di facilità, perché comunque anche le mongolfiere sono un'unità molto delicata, e tanto più valore, tanto più difese riuscite a prendere con la fase iniziale, tanto meno le mongolfiere soffriranno una volta che entreranno in gioco. In questo caso vedete, con la regina riusciamo addirittura ad arrivare fino all'artiglieria aquila. Ovviamente aquila con torre infernale multiple sono degli obiettivi molto molto pericolosi per le mongolfiere, quindi con la prima fase Suicide Heroes o Queen Charge che sia, dovete assolutamente portarvele a casa. Anche il castello del clan ovviamente è molto importante da eliminare, in questo caso il castello era vuoto, si tratta di un attacco in mappa, ma va bene così. Ecco, 25% di distruzione, ma non è tanto la percentuale a essere importante quanto più il numero, l'importanza delle difese che sono state eliminate. La torre infernale è rimasta in piedi, ci dà qualche problema, ma come vedremo neanche più di tanto.
All'interno di questa combo preferisco utilizzare il dirigibile con il drago elettrico perché credo che sia la versione più versatile da utilizzare. Il dirigibile infatti vi permette di poter teletrasportare le vostre truppe proprio dove ce n'è bisogno, in qualsiasi punto della mappa. Io ho scelto appunto di posizionarlo lì proprio perché c'era la regina ancora in vita che stava dando tanti problemi alle mie mongolfiere. Mongolfiere che vedete comunque protette dall'abilità del Gran Sorvegliante, dalle gelo e da un utilizzo ovviamente intelligente delle pozioni rapidità, sono riuscite a prendermi praticamente tutte le difese di questa base. Questa è una tecnica piuttosto simile, anzi direi che è la controparte volante della Queen Charge Hog Rider. Anche in questo caso le mongolfiere funzionano molto bene su basi che non hanno un danno per secondo troppo alto, anche se comunque il danno per secondo va calcolato diversamente, in quanto le mongolfiere vengono attaccate soltanto dalle difese che colpiscono appunto le truppe aeree. Quindi non ci sono tutti i cannoni a dar problemi, non ci sono le bombe giganti e le bombette. Questo, ragazzi, rispetto ai domatori fa una grossa differenza. Questa secondo me, ragazzi, è una, se non forse la tecnica più forte da utilizzare nel TH11. So che anche in ambito competitive è una delle tecniche preferite, anche se ovviamente molto spesso non si può utilizzare la macchina d'assedio. Comunque gli ho dato soltanto un 7,5 perché comunque è penalizzata da due fattori molto importanti. Versatilità gli ho dato un bel 9 perché anche questa tecnica può essere applicata praticamente su qualsiasi base. Qui l'efficienza non è altissima, ma perché le mongolfiere sono un'unità molto forte ma anche molto debole allo stesso tempo, perché risente tantissimo dei volano, ha pochi punti ferita, quindi può essere eliminata facilmente da un paio di scariche dell'artiglieria aquila oppure da una torre dello stregone, quindi vanno protette in modo intelligente. E semplicità ho messo 7 perché comunque non è proprio una tecnica a cui si può approcciare un TH11 appena fatto, perché comunque c'è tutta la parte di Queen Charge che già di per sé non è facile da eseguire, in più mantenere sempre il controllo delle mongolfiere può non essere facile, richiede tanto allenamento, ma se cercate una tecnica competitiva in cui ha senso investire, io, ragazzi, vi consiglierei proprio questa. Ed eccoci, ragazzi, all'ultimo attacco, la full draghi elettrici. L'ho messo per ultimo anche se in realtà questo è forse l'attacco più utilizzato per questo livello di municipio, proprio perché è molto semplice da applicare, anche se in realtà non tutti lo utilizzano nel modo corretto. In questo caso il buon Cesc, che è un vero esperto, ha utilizzato il drago elettrico a nord per ripulire appunto quegli edifici esterni. Gli eroi li ha giocati subito, non ha aspettato, li ha giocati subito nella parte in basso e ha schierato tutti i draghi elettrici rimanenti al centro. Ha utilizzato subito l'abilità del Gran Sorvegliante e subito almeno una coppia di furie, che vanno appunto a dare subito un boost a tutti quanti i draghi. E soprattutto anche l'abilità del Gran Sorvegliante è molto importante andare a giocarla quasi subito, proprio per aiutare l'ingresso dei draghi all'interno della base, ma soprattutto proteggere le mongolfiere, che sono un tank fondamentale per appunto i draghi elettrici, perché i draghi elettrici ovviamente occupano molto spazio negli accampamenti, hanno, è vero, tanta vita, ma se si beccano una mina nera può essere un grosso problema. Quindi immaginatevi magari un paio di mine nere che saltano fuori subito all'inizio e possiamo salutare già subito una coppia di draghi elettrici. Quindi abilità del Gran Sorvegliante, ragazzi, ricordatevi sempre di giocarla quasi subito, e anche gli eroi stessa cosa, vanno giocati anche loro subito, non fate come tanti che invece aspettano quasi la fine dell'attacco prima di schierarli. In questo caso ve lo vorrei far notare, ragazzi, il buon Cesc è andato a sweggare il dirigibile, non ha utilizzato il dirigibile su questo TH11 maxato. Questo vi fa capire comunque anche la forza di questa tecnica se applicata bene. Eh sì, ragazzi, anche questa strategia è fortissima. Per quanto riguarda il voto, però, gli ho dato soltanto tra virgolette un 8,5. Questo perché comunque la versatilità è ottima,
ma gli ho dato un 8 e mezzo, perché comunque la forza dei draghi elettrici si fa valere soprattutto quando siamo alle prese con una base compatta, quindi una base su cui le scariche del drago elettrico riescono ad avere valenza massima e a colpire sempre 2, 3, se non addirittura 4 edifici contemporaneamente. L'efficienza anche è molto alta, anche se comunque gli ho dato un 8 e mezzo, proprio perché i draghi elettrici sono un'unità molto forte, molto resistente, ma è molto sensibile alle mine aeree, soprattutto quelle nere. Semplicità gli ho messo un 8 e mezzo anche qui, perché è vero che è molto semplice da utilizzare, farete sempre le due stelle alta percentuale, ma se volete tristellare dovete utilizzarla molto molto bene, quindi un ottimo tempismo per quanto riguarda l'uso delle pozioni, soprattutto le gelo, e poi anche utilizzando bene i reali. Diciamo che gli step per attaccare con questa strategia sono sempre i soliti: drago elettrico da una parte, gli eroi dalla parte opposta per creare il funnel, tutti i draghi e le mongolfiere in mezzo, il gran sorvegliante, e giocherete sempre subito due furie all'ingresso e quasi subito sempre anche l'abilità del gran sorvegliante. Vedrete che con questi accorgimenti riuscirete a migliorare tantissimo con questa tecnica. Ma eccoci arrivati alla fine di questo video, ragazzi, spero veramente che vi sia piaciuto questo video, me lo stavate chiedendo in tantissimi. Fatevi sapere se siete anche voi d'accordo con quello che io penso riguardo a queste strategie per il TH11, fatemi sapere voi magari se ne utilizzate di diverse. Io so che ce ne sono altre, però ho inserito queste perché comunque credo che siano quelle che ti danno più probabilità di successo per attaccare in war. Come al solito, ragazzi, lasciate un bel like al video, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!